Amici di Braccia Biancora, oggi vogliamo raccontarvi la storia di tre grigliatori, tre persone che lavorano sodo, che stanno dalla mattina alla sera di fronte al fuoco, tre persone tendenzialmente sempre silenziose, ma che si fanno un mazzo tanto e che ci permettono di gustare quelle bistecche tanto succulente quando andiamo nei loro ristoranti. Sono tre storie che a nostro avviso meritano, tre storie di tre persone diametralmente diverse tra loro che hanno deciso di seguire la via della brace. Della brace e della griglia mi piace tutto perché c'è tanta passione, ci metti il tempo, metti le cose buone, genuine, che oggi è difficile averle, e quando uno fa una ricerca di cose genuine e le tratta in maniera elegante, educata e corretta, esce fuori soltanto una cosa perfetta. Quello che mi rende felice a me è quando trovo il cliente che riesce a capire le cose genuine e reali che stiamo facendo. Quella è la mia più grande felicità. La bistecca più buona del mondo che ho assaggiato, e non sono io a dirlo, è per me la galiziana. È un'eccellenza in tutti i sensi. Se mi venite a trovare, secondo me penso che farete una buona cosa, venire a trovare me. Poi il cibo speriamo che sia di vostro gradimento. Il fuoco per me è tutto, è la vita, energia, e poi soprattutto è la base dalla quale parte tutto quello che io creo. Quindi se non avessi il fuoco non avrei la brace, non potrei fare le mie creazioni, quindi a partire dalle bistecche, alle varie cotture che faccio dei filetti, quindi fondamentale il fuoco. Senza fuoco io non potrei lavorare. Io col fuoco ho un rapporto carnale, direi. Quando il fuoco diventa brace, allora là iniziamo a divertirci. La brace va sotto la mia griglia e da quel momento in poi si inizia a cucinare e si inizia a fare sul serio. Dal primo giorno che esiste questa steakhouse io sono qui fuori e mi ci sono buttata l'anima e il corpo. E la prima volta che ho acceso un fuoco è stata la prima volta che mi sono messa qui fuori per cucinare la prima bistecca. Un po' tremavo. Okay, racconto il primo giorno alla steakhouse. Tremavo, avevo paura. Che penso di fare? Fuoco immenso, brace immensa, praticamente ci potevi stare vicino al fuoco, non lo so, con una muta di quelle proprio in acciaio, non lo so che cosa mi dovevo mettere. Praticamente non riuscivo ad avvicinarmi, addirittura con le scintille della brace mi ero ustionata al collo, la faccia, una cosa incredibile. Poi mano a mano. Vabbè, questo è stato, diciamo, il primo servizio, perché poi dal pomeriggio stesso mi sono messa sotto, ho studiato e cercato di affinare quelle che sono ora le mie tecniche di cottura. Io penso che ho il mio fuoco personale, ognuno ha il suo fuoco personale. Io, quando a volte mi sostituiscono, perché anche io sono un essere umano, quindi ho bisogno del mio giorno libero a settimana, al collega che mi sostituisce dico: fai tu, fai il fuoco che vuoi tu. Ognuno ha bisogno del suo fuoco, della sua fiamma, della sua brace. È un rapporto personale, secondo me. A casa il fuoco non me lo porto, aria condizionata a 1000? no, a casa assolutamente no, perché comunque sto qua mattina e sera e mi basta. Io avevo la passione per la cucina, mi sono riscoperta ad avere la passione anche per la brace. Io 20 anni fa, vi racconto sta storia, facevo scienze politiche, stavo in mezzo a tutti questi qua pure un po' pancabestia, con le aule occupate. E pensavo di fare tutt'altra cosa, non avrei mai pensato che 20 anni dopo mi ritrovavo qua a gestire una steakhouse, e mi piace pure tantissimo, sono proprio soddisfatta, io passo tutta la mia giornata qua dentro. Che griglio, sono 4 anni più un po' di esperienza fatta personalmente in giro per altri locali. Ogni volta che griglio provo delle grandi emozioni, mi diverto, mi rilassa, è una bella cosa. Mi piace stare in cucina perché è una grossa responsabilità, sei sempre a contatto con delle persone, dei tuoi colleghi che vivono e fanno questo lavoro per te, che devi essere bravo non a comandare ma a trasmettere l'entusiasmo, no? Che vuoi dare a loro, e di conseguenza ti trascini i ragazzi che lavorano. Una delle soddisfazioni più belle è ovviamente vedere il cliente contento, che fa complimenti,
che riesci a coinvolgerlo nel piatto che gli metti in tavola ed è soddisfatto. Luciano, dimmi una cosa, ma quando vedi il fuoco e la brace, te che pensi? Penso che sono tutte cose belle. Quando devi ripetere la domanda. Quando vedo il fuoco e la brace, ho fatto pure la prova, visto? Tanto poi puoi cancellare, no? Sì. Sono solo gli sbagli. Bravo. Hai deciso? Al mio. Lo spengo. Scusa? Metto silenzio. No, mia moglie. Mia moglie. Tua moglie? Che dice tua moglie? Non le rispondo. Mia moglie mi sta vicino perché è un sacrificio e lei capisce la passione, sa la passione che ho, quindi mi lascia fare tutto, mi lascia libero. Se sarà una domanda? Non mi viene in mente. Il mio piatto preferito è il sushi, no? Meglio che non lo dico. Vai, seduta.